ricerca, innovazione, tutti input sempre rivolti verso i giovani. Ma i giovani sono il nostro futuro e io credo che tutto il paese debba cambiare totalmente la mentalità. Dobbiamo avviare una reindustrializzazione di tutto il tessuto produttivo. Oggi l'impresa è basata principalmente sulla sua capacità di competere in un sistema globale e questo può avvenire non più abbassando i costi dei prodotti, ma principalmente riempendo i prodotti di conoscenza. E quindi ricerca e innovazione rappresentano gli elementi essenziali. E i giovani, che sono quelli più creativi, che hanno proprio come loro capacità quello di pensare a cose che non esistono, di mettere in discussione quello che è scritto nei libri, sono il nostro futuro proprio perché loro ci possono cambiare sostanzialmente il modo di produrre e quindi il modo di essere competitivi nel mondo. Noi abbiamo bisogno di più industria, quando parliamo di più posti di lavoro dobbiamo renderci conto che è avviata una nuova industrializzazione diversa da quella del passato e abbiamo quindi bisogno di più industria perché si possa avere più posti di lavoro. Non basta ridurre il costo del lavoro, serve una presenza maggiore di imprenditori, nuovi di imprenditori capaci di dare un valore a questa capacità di innovazione dei nostri giovani. In questo senso, in questa direzione va anche il nuovo statuto della CNR che vi preparate a mettere in piedi? Proprio così, adesso questo nuovo statuto vede un diretto coinvolgimento dei ricercatori anche in consiglio di amministrazione. Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme in maniera diversa dal passato. Io devo dire che uno dei problemi dell'Italia, anche nella ricerca, è che c'è stata per anni la tendenza a essere isolati, a lavorare da soli, a cercare di produrre da soli nuova conoscenza. Oggi questo non basta, oggi abbiamo bisogno di saper parlare tra di noi, di avere esperti che parlano con altri esperti, perché è l'unico modo per avere veramente un rilancio della ricerca e anche dell'innovazione. Speriamo che questo sarà anche il proposito del nuovo ministro Giannini, un commento a questa scelta di Renzi? Io veramente spero, il ministro è un rettore, diciamo, ed è un professore universitario, quindi credo che abbia una forte conoscenza dell'università e anche della ricerca. Io ho chiesto di incontrarla perché come CNR ho bisogno con lei di condividere le grandi necessità di un ente come il CNR o come la ricerca italiana. Noi abbiamo bisogno di più ricercatori. Abbiamo in Italia 4 ricercatori per ogni 1000 occupati, in Germania c'è il doppio, nel nord Europa ce ne sono 17. Se vogliamo veramente competere in questo momento anche con Horizon 2020, con questi nuovi fondi a disposizione, abbiamo bisogno di più ricercatori. Questo è un punto importante. Veramente credo che avremo bisogno anche che i ricercatori siano meglio pagati, perché la differenza è enorme. Un'ultima domanda, quale sarà la presenza concreta del CNR all'interno di Città dei Giovani? Noi abbiamo una serie di iniziative in Campania, ci sono 800 ricercatori CNR, quindi non c'è poca roba. E quindi, siccome ovviamente nella Città dei Giovani ci sono interessi diversi, i vari istituti CNR che sono presenti in Campania e qualche cosa anche qui a Salerno saranno ovviamente, diciamo, coinvolti. Vicepresidente della Regione, professor Fontelli, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito e ringrazio le tante autorità presenti, civili, militari, religiose, di inaugurazione del primo luogo della Città dei Giovani, dell'innovazione della medicina. Un sogno e la loro realizzazione delle infrastrutture della cittadella sono stati firmati i decreti di finanziamento numero 25575 dell'11 aprile 2013. Mi diceva il vicepresidente che fra una settimana arriveranno anche i soldini, quindi possiamo stare tranquilli, e i lavori, volevo dirvi, sono già stati appaltati. Il secondo limite è la scarsa presenza di capitale sociale, cioè di reti che stabiliscono relazioni territoriali, orizzontali e verticali di collaborazione e di progetti comuni. Mi permetto di utilizzare qui le parole di Luigi Nicolais, che ho trovato percentuale più bassa di imprese in mani patrulliere che collaborano stabilmente con università e centri di ricerca. Pensare che solo il 2,3% delle nostre imprese ha un rapporto con le università. Il CNR appunto
di un rapporto intenso, vivace e produttivo che possa realizzare una nuova filiera della conoscenza e che a partire da questa faccia crescere e affermare strutture di ricerca scientifica e tecnologica che mi eccellenza. Non partiamo da zero. Ma quando sei fuori tu vuoi via tutto.